Buongiorno a tutti i lettori di Calcio Napoli 1926, bentrovati alla nostra Flash News quotidiana. Questa mattina apriamo con i commenti dei quotidiani sulla prestazione offerta dal capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, in occasione di Italia-Polonia, match di Nation League. È stato definito dalla Gazzetta dello Sport maradoneggiante nella prestazione che ha offerto in campo, perché Insigne è stato indubbiamente protagonista. Protagonista con un gol annullato, ma anche con l'assist che poi ha determinato la vittoria degli azzurri con l'ultima rete messa a segno. L'Italia si trova in questo momento prima nel proprio girone, con 5 partite giocate, 9 punti accumulati, e sicuramente, insomma, il distacco qualitativo di Insigne rispetto, insomma, anche ad alcuni compagni di squadra, diciamo che è notevole. Nel frattempo, passando ai fatti più legati a casa Napoli, c'è da dire, insomma, che c'è un po' di preoccupazione, perché domani farà rientro in Italia Victor Osimhen, che sarà, insomma, a Castelvolturno, e saranno valutate le sue condizioni. Al momento, infatti, con pessimismo si guarda a un suo impiego in occasione della gara di domenica 22 novembre contro il Milan al San Paolo, perché il giocatore azzurro ha rimediato una botta alla spalla, sente ancora dolore al braccio in occasione di Nigeria-Sierra Leone, e insomma sarà valutato. Ulteriori esami clinici e medici con lo staff azzurro chiaramente, insomma, aiuteranno a chiarire il quadro della situazione. Però, avvertendo ancora dolore, ad oggi il suo impiego contro il Milan è seriamente a rischio. Infine, per quanto riguarda invece il capitolo calciomercato, il Napoli si muove alla ricerca di Emerson Palmieri. Già piaceva agli azzurri in estate, ma oggi potrebbe concretizzarsi l'affare più facilmente. Perché la società azzurra capitanata da De Laurentiis è in contatto col Chelsea per Bakayoko, per il riscatto di Bakayoko, che ormai già si è imposto da protagonista, e Palmieri potrebbe essere, insomma, un elemento di discussione. Si sta pensando al terzino sinistro e lo si sta valutando come alternativa per 6 mesi in prestito secco. Le due società sicuramente, insomma, ne parleranno già nei prossimi giorni. Per oggi è tutto, noi vi auguriamo buona giornata, appuntamento a domani.